Arriviamo da Santa Croce in Gerusalemme, dove siamo stati per un mese, dal 15 ottobre, e la notte del 15 novembre ci siamo trasferiti qua, no, per avere uno spazio più grande, per accogliere nuove persone e anche per tutti gli eventi che stiamo organizzando. Facciamo un'assemblea tematica generale la domenica, tutte le domeniche alle 14. Tematica nel senso che invitiamo tecnici o associazioni o comitati che lavorano su temi specifici a raccontarci la loro esperienza. Possiamo essere un luogo dove tutte le conoscenze possono convergere per cercare di capire poi come creare una maglia nuova. Perché questo fine settimana abbiamo fatto un incontro con gli orti e i giardini condivisi qua a Roma per fare un po' di manutenzione al nostro orto. Abbiamo avuto una lezione di permacultura e successivamente il pomeriggio abbiamo fatto questo incontro tematico con il comitato Zero Waste, Rifiuti Zero, che lavora qui a Roma, per cui abbiamo affrontato il tema del riciclo, del riuso, e scoprendo poi che esiste una possibilità alternativa all'inceneritore e alla discarica, esiste nel senso concreto del termine, che si possono raccogliere i rifiuti e smistandoli come si dovrebbe fare, si possono addirittura rivendere, per cui si può creare un'economia dalla collezione di rifiuti. Intanto sabato prossimo ci sarà la manifestazione per l'acqua, per cui noi ci appoggeremo a loro, insomma li sosterremo attraverso delle azioni urbane che qua costruiamo giorno per giorno. E l'assemblea tematica della domenica sarà proprio sul tema dell'acqua e il comitato che lavora questa attività verrà qui e ci parlerà della loro esperienza. Il 3 e il 4 appoggeremo la manifestazione di Rifiuti Zero, del comitato Rifiuti Zero, e quella dei disabili che verrà fatta qua al Colosseo. E per poi il giorno dopo avere la domenica dei seminari su questi temi qua. L'appuntamento è nel weekend intero qua a Caracalla e la domenica per le 14 per queste assemblee tematiche. Poi abbiamo un sito www.accampataroma.altervista.org dove teniamo informati di tutti i nostri programmi e l'invito anche a venire qui a dormire qualche piccolo giorno, insomma.